Ottimo, allora buonasera a tutti. Questo talk ha l'obiettivo di raccontare un po' di novità che particolarmente nello specifico mi hanno interessato, quindi non sono tutte le cose che stanno succedendo nello sviluppo del kernel Linux, ci sono molte novità chiaramente, ma queste in particolare sono quelle che tratterò stasera. Sono novità architetturali. Nello specifico, per capire un po' quale potrebbe essere il target di questo talk, diciamo che se un utente normale di Linux dovesse chiedermi in che modo queste cose andranno a impattarmi direttamente nell'utilizzo di programmi del sistema del computer che ha Linux, la risposta è direttamente in nessun modo. Sono cose che diciamo, vanno a toccare magari i programmatori, chi sviluppa software. È chiaro che indirettamente poi tutti gli utenti vanno a trarne benefici da questi miglioramenti. Allora, nello specifico parlerò di I/O Euring, adesso è la prima cosa, spiegherò cos'è, gli eBPF, ci saranno in giro vari accenni al modello microkernel e parlerò di Rust alla fine, che è un linguaggio di programmazione e di come si incastra con Linux. L'idea di questo talk parte, e questo talk praticamente segue come struttura abbastanza, parte dal talk che si chiama The Kernel Report, fatto da Jonathan Corbett, che è diciamo, un soggetto abbastanza importante nella community kernel, è uno sviluppatore kernel, è autore del libro Linux Device Drivers, che da quanto ho capito è un testo abbastanza importante di riferimento per chi sviluppa in kernel, ed è il fondatore e l'editor esecutivo di LWN.net, che è un web magazine, che parla praticamente di cosa avviene nel mondo Linux in modo abbastanza tecnico. Il talk è disponibile a quel link, poi in caso posso dare le slide dove ci sono tutti i link cliccabili. Il talk è di ottobre di quest'anno, quindi molto recente, è stato pubblicato su YouTube dal canale della Linux Foundation. E questo talk veniva fatto sostanzialmente con cadenza annuale prima del Covid e l'obiettivo era quello di raccontare un po', in modo anche un po' abbastanza tecnico, quelle che erano le novità del kernel. Essendo che sono stati fermi un po' di anni per quel motivo lì, il talk di quest'anno è stato molto più panoramico e appunto, come dicevo prima, è stato anche un modo per capire un po' in che direzione stiamo andando come kernel. Con i nuovi sviluppi senza entrare troppo in dettagli tecnici, tipo è stata fatta questa patch per migliorare questa cosa del 2% di prestazioni. Allora, prima di tutto ripasso un attimo di concetti per assicurarmi che si capisca di cosa poi andrò un po' a parlare, in modo, come ho scritto, decisamente semplificato. E nello specifico chiarisco cosa si intende con user e kernel space o kernel mode, user mode, poi i termini sono insomma un po' abbastanza ambivalenti, cioè equivalenti. Queste sono due modalità operative dell'hardware, della CPU nello specifico. Prendiamo il caso single core, non andiamo a complicarci la vita. Una CPU, un core singolo può trovarsi in esecuzione user sostanzialmente o non privilegiata, oppure in esecuzione kernel privilegiata. È uno stato proprio in cui può stare la CPU in un determinato momento. Nell'esecuzione user space, nell'ambiente user space è l'ambiente intero, ma in esecuzione non privilegiata e nell'ambiente che il kernel va a creare, grazie a questo meccanismo hardware, ne otteniamo che abbiamo dei permessi limitati, abbiamo isolamento, tra le varie programmi in questo caso, e i programmi hanno l'illusione di avere la macchina per sé grazie alla virtual memory e il multitasking preemptive. A differenza in kernel space c'è il controllo totale sul sistema, sia software che hardware, cioè tutto quello che è lo stato software, quanti processi sono in esecuzione, che driver ci sono, tutti i dispositivi e anche l'hardware, quindi ogni singolo porta I/O di uscita per comandare qualsiasi dispositivo ci sia su scheda madre o controller agganciati che poi vanno a, è compito e cosa diciamo che si può fare solamente in kernel, si può toccare solamente lì. Quello è un bel meme per chi vuole andare a vedersi la pagina Wikipedia di Alt & Catch Fire, nel senso che potenzialmente in kernel possiamo fare danni.
Non c'è nessun isolamento, non c'è niente, è un po', diciamo che è una città metaforicamente molto diversa dallo user space. Il ruolo del kernel è quello di mediare l'utilizzo delle risorse richieste dai processi, ho sbagliato a scrivere, nel senso che il kernel è un po' un poliziotto, un direttore d'orchestra, ci sono vari processi alla fine che hanno bisogno di risorse, devono leggere un file che sta su un disco che è un dispositivo hardware, ma non vogliamo che Firefox, che magari potrebbe essere compromesso, abbia accesso alle porte di I/O del disco e magari vada addirittura, non so, a scrivere cose strane sui registri del controller e far frullarci letteralmente byte per byte il disco. Ma anche per semplificare la scrittura dei programmi, perché altrimenti dovrebbero Assolutamente. avere tutta una scrittura che vanno. Assolutamente, vorrebbe dire che ogni programma deve chiaramente implementarsi i driver per sé. Ora, potremmo avere delle librerie di codice condiviso, quindi libreria driver disco, però a quel punto manca l'isolamento. Quindi il kernel fa molte funzioni, come ho detto qui è molto esemplificato. La cosa importante è che crea appunto un ambiente, si chiama user space, sfruttando dei meccanismi hardware che tiene i programmi isolati e fornisce dei servizi e fa da mediatore. Quindi fare da mediatore si intende che appunto dà accesso all'hardware, fornisce molte astrazioni, driver, come diceva Stefano giustamente, e lo fa anche in modo limitato, cioè gestendo per esempio permessi, quindi il kernel sa cos'è un utente, sa che c'è root, che o, piuttosto no, e altre cose. Ma ci sono delle eccezioni che certi programmi in user space vanno a gestire l'hardware direttamente? Sì, cioè, Perché mi sembrava che anche Windows ha delle funzioni sì, che. ci sono tante eccezioni di qua e di là. Per esempio, beh, credo su Linux un programma, sicuramente c'è molto hardware, soprattutto recentemente, questo è stato lanciato alla grande dall'architettura ARM. Lavora in memory mapped, cioè è memory mapped, nel senso che noi interagiamo con l'hardware come se fosse un pezzo di memoria, cioè a un certo punto nell'address space fisico da indirizzo X a indirizzo Y ci sono i registri della scheda grafica, per dire, sono le PCI Express bar, quelle robe lì, robe abbastanza complicate, non so a grandi linee come funziona. Noi possiamo chiedere al kernel, possiamo ottenere una mappatura di quella cosa lì, cioè chiedere al kernel: ehi, mappami tutti gli accessi al mio spazio virtuale che sta a questo indirizzo, allo spazio fisico dove c'è la scheda grafica. Credo, sì, con permessi. In realtà addirittura Linux espone anche dev/mem, dove possiamo scrivere proprio in memoria fisica, non di default, si può abilitare. Ci sono chiaramente meccanismi per sviare, non è il modo più elegante, diciamo, per fare le cose. E si può anche mappare porte di I/O, credo, non so se Linux effettivamente lo supporti, l'x86 a livello hardware supporta mappare delle porte I/O a un processo, quindi ci sono dei modi. Non conosco particolarmente driver, cose, user space che fanno. Meccanismo con cui queste due parti parlano principalmente è quello delle syscall, cioè delle chiamate al sistema. Per chi scrive codice in qualsiasi linguaggio di programmazione, sapete bene che esistono le funzioni, le procedure che si possono chiamare. Una syscall è come una chiamata a funzione, però all'interno del codice del kernel. Quindi in questo diagramma la linea del tempo scorre verso il basso, c'è un programma in user space che vuole sapere qual è il suo process ID, il PID, e questo è competenza del kernel, che è dentro, avrà qualche struttura dati in cui ci sono tutte le informazioni dei processi e che appunto in questo senso fa da mediatore, non vuole dare l'intera struttura dati al processo in modo che il processo vada a vedere tutte le informazioni degli altri processi, magari addirittura a modificarle. Quindi c'è una funzione, tra virgolette, di sistema che si chiama getPID. Questa passa tipicamente attraverso la libreria C o se usiamo altri linguaggi, altre librerie, anche se la libreria C spesso è la base di molte. A un certo punto parte un meccanismo hardware che si chiama syscall, può essere implementato in vari modi, qui ancora usavano l'architettura 32 bit con int 80, da quello che ricordo, e viene attraversata questa barriera, e lo sottolineo perché è una cosa importante, cioè nel momento in cui noi attraversiamo la barriera e cambiamo modalità di esecuzione, ci sono dei costi di prestazioni. Questi sono stati ottimizzati alla grande negli anni, quelli delle syscall sono ridotti rispetto a quello che vedremo dopo, che è il context switch,
Ma noi attraversiamo questa barriera, entriamo in esecuzione kernel, il kernel verifica la richiesta, quindi fa tutti i suoi lavori da poliziotto, nel senso agente per capire se sta venendo richiesta una cosa lecita, illecita, eccetera, e una volta che ha deciso ok, fa il suo lavoro e risponde attraversando di nuovo la barriera e tornando in user space e dando. Dal punto di vista dell'applicazione, questa è un'operazione, tra virgolette, sincrona, nel senso che per l'applicazione, nel momento in cui farà syscall, il mondo si congela e il tempo si congela e l'esecuzione riprende con la syscall che ha restituito. In mezzo non succede niente, cioè proprio l'applicazione non esegue, non c'è codice qui in mezzo in user space perché l'esecuzione sulla CPU temporalmente sta avvenendo in kernel space. Bene. I ritardi che dicevi, hai detto che è un costo al tempo, che riguarda il tempo praticamente che scorre, Sì, ma riguarda più che altro le azioni in user space o in kernel space, cioè più che altro analizzare tutti i. e un secondo, scusa che mi si è inchiodato il coso, slides, non so esattamente cosa si è macinato su. Ok. Dove hai schiacciato qualcosa di brutto? Scusa Stefano, dicevi? Ma dicevi che queste operazioni Sì. costano in termini di tempo, di Sì, c'è un costo ritardi? temporale dell'attraversare questa barriera, cioè del cambiare la modalità di esecuzione della CPU tra modalità non privilegiata e privilegiata, e questo è inevitabile se vogliamo avere questa Questo succede divisione. in tutti i sistemi operativi. Questo succede in tutti, allora, Anche Windows. no, certo, cioè, adesso vediamo un modo per non farlo praticamente. Questo succede in tutti i sistemi operativi, cioè è una domanda poco rilevante, nel senso che questo succede ogni volta che usiamo questo meccanismo per comunicare tra le due parti, che è il meccanismo classico sostanzialmente, cioè il primo è stato fondamentale. E cioè, ci sono sistemi operativi che non hanno questa divisione ed eseguono tutti i programmi in esecuzione, cioè, sistemi operativi sono più real-time operating system tipicamente o cose particolari o gli unikernel se qualcuno li ha mai sentiti dove non c'è la barriera, quindi non ha senso cioè, parlare di una divisione o di una barriera di privilegio da attraversare. L'altro meccanismo di cui volevo parlare è il context switch. Nello specifico, adesso la linea temporale è verso destra, scusate se vi faccio ragionare al contrario, ma insomma dovrebbe sempre capirsi. Context switch, cioè cambio di contesto, è una cosa che fa il kernel, è diciamo il frutto dello scheduling, del multitasking preemptive. Nello specifico, il kernel a intervalli regolari o quando decide o anche in seguito a delle azioni del processo. Cambia contesto di esecuzione in user space, cioè avviene una transizione da user space, dove c'è il contesto di un processo, a kernel space, in cui viene fatto quello che in inglese viene chiamato bookkeeping, cioè si guarda un attimo cosa sta succedendo, si dice ok, processo 1 adesso basta, nel senso prepariamo il sipario per processo 2, perché lo scheduler ha deciso, perché processo 1 sta aspettando un I/O del disco e quindi non avrebbe altro da fare. E quindi è ora di fare altro. Kernel fa i suoi conti e ritorna in user space in un altro contesto, realizzando così lo switch, il cambiamento di contesto. Questo avviene molto spesso, non ho idea di quale sia la frequenza dello multitasking preemptive di Linux, comunque avviene più volte al secondo, decine, centinaia di volte al secondo, su quell'ordine lì di grandezza, ed è quello che nelle CPU single core, se uno si domanda com'è possibile che eseguo più programmi su una CPU che ha un core solo, dà l'illusione di eseguire più programmi. E lo scheduler fa proprio la magia di ottimizzare tutto questo, cioè un processo dice io adesso devo aspettare l'I/O del disco, magari disco meccanico, visto che torniamo ai tempi del single core, disco meccanico deve cioè, fisicamente spostare una testina, mentre il disco sposta la testina, io posso schedulare un altro processo che magari fa due o tre conti, appena il disco finisce, risponde, mi arriva e allora rischedulo il processo 1 che stava aspettando, che magari ha priorità maggiore. Questo è il compito dello scheduler, che è uno dei componenti più importanti
di un kernel. Cos'è IO-Turing? Allora, è un nuovo sistema che è offerto dal kernel per comunicazione ad altro throughput, cioè alta velocità e bassa latenza anche, nello scenario user space kernel. Quindi prima Stefano chiedeva, questo è tutti i sistemi operativi, eh? Io rispondevo solo se usiamo le syscall, in questo caso è una specie di canale parallelo. Poi vediamo questa cosa dove ho messo un asterisco, user space, user space. Allora, mettiamo, dobbiamo fare un'operazione di I/O. Allora, l'I/O è molto interessante perché è un tipo di operazioni che facciamo con il kernel, che ha delle caratteristiche particolari, nel senso che spesso ha a che fare con hardware o il mondo esterno. Cioè, sì, praticamente sempre io, diciamo, grezzo, a meno che, va bene, non facciamo roba virtuale. Per esempio, anche, non so, una comunicazione in rete in cui noi mandiamo un pacchetto e dobbiamo atterrare uno in ricezione, in mezzo c'è cioè, catene su catene di switch, fibre ottiche, cose che, ok, sono veloci, assolutamente, però, per una CPU a 3 GHz sono lente, sono immensamente lente, quindi nel tempo che mandiamo un pacchetto ne torna uno indietro, cioè posso fare di tutto e di più concettualmente. L'I/O ha questa peculiarità qua e ora studiamo questo tipo di operazione. E IO-Turing, come suggerisce il nome, c'entra molto con il discorso I/O. Il modello classico di I/O è questo. Ci sono due, adesso ultra semplificato, ma questo è un po' i fondamenti di Unix. Qui siamo ancora proprio a caratteristiche di Unix in sé, che poi Linux chiaramente, essendo derivante da Unix, va a implementare, roba anche dentro allo standard POSIX. Il modello classico prevede due syscall che sono write-read, oltre a F o open altre cose. Adesso prendiamo write, io voglio scrivere la stringa hello, che è lunga 5. Non so cosa sia l'uno, devo essere sincero, in un certo file descriptor. Un file descriptor è una cosa molto astratta, è stata un po' cioè un po' la cosa bella di questo sistema, perché potrebbe essere lo standard output. Per esempio, se adesso noi lanciamo questo programma che va a scrivere hello nel file descriptor che rappresenta lo standard output, cioè l'output standard di default, e l'abbiamo lanciato da terminale, ci viene fuori scritto hello sul terminale perché il terminal emulator ha agganciato lo standard output a questo file descriptor, cioè la schermata proprio a questo. Ma potrebbe essere un file, potrebbe essere, credo, anche un network socket, ci sono altri syscall send, receive per quello, eccetera. Questo passa sempre tramite tipicamente la libreria C o altre cose, possiamo anche farlo, proprio scrivere un programma in C che fa la syscall grezza, anche se non è molto comodo. Avviene il passaggio della barriera, entriamo in esecuzione privilegiata, deleghiamo al kernel l'operazione, lui ha la sua, beh, qua non sono entrati nei dettagli in questa figura, lui c'è proprio una tabella di syscall, eccetera, e lui entra a eseguire. Soprattutto il kernel risponde con la syscall write o read e torna, sostanzialmente ritorna in esecuzione al programma quando l'operazione è terminata. Se abbiamo un applicativo che fa tanto I/O, tanto network, tanto uso del disco, comunicazioni varie, eccetera, e deve farne magari tanto in parallelo, tante operazioni parallele, questo modello è molto limitante perché è sincrono, appunto, cioè non possiamo fare altro mentre il kernel fa l'operazione, e è richiesta una syscall per ogni operazione che incorre un costo. Faccio una piccola demo di una cosa interessante. Se avete mai usato il comando time, questo in realtà è quello adattato di Fish, time riporta due tempi. Allora, nello specifico, ora vado a creare un file di 16 mega per comodità nella cartella per avere qualcosa su cui lavorare, un test bin di 16 mega. Se ora faccio un time della copia del file, ok, che quindi è un'operazione praticamente solo di I/O, copy, io presumo sia implementato con I/O bloccante sincrono. Se andiamo a vedere cosa dice time, dice che il programma, l'esecuzione, ha passato, divide intanto i tempi in user time e system time. In lato user, adesso di solito faceva proprio zero spesso, eccolo qua, cioè in lato user copy ha perso tipo, cioè non ha fatto nulla, cioè c'è stato 0,29 millisecondi in user space. Tutto il lavoro l'ha fatto il kernel, cioè quindi praticamente CP non ha fatto altro che istruire il kernel e gli fai una cosa e ha fatto tutto lui praticamente. A differenza, per esempio, di, non
non so, computare un hash del file, che è un'operazione che invece richiede proprio una computazione CPU, che sono le cose che vogliamo isolare perché magari per sbaglio è stato implementato male l'algoritmo, qualcuno ha dato dell'input malevolo ed è riuscito a esploitarlo non vogliamo che la computazione vada a toccare altre cose, quindi quella la vogliamo tenere in user space isolata. Qui chiaramente deve anche leggere il file SHA-256 SUM. Quindi vediamo un tempo misto. Come mai il system time così poco rispetto a... perché semplicemente è molto veloce il sistema a rispondere in questo caso. Probabilmente sta cacheando quello che ha letto prima, copy, è già tutto in RAM, avrà girato un buffer. Cosa molto interessante, strace, se l'avete mai visto, vi dà la lista di tutte le syscall che fa un'esecuzione di un programma. Come vedete, SHA-2SUM fa una sfilza di read, tutti quanti che vanno a leggere 32 kilobyte alla volta, legge tutto a blocchi 32 kilobyte, all'inizio fa altre syscall, diminuisco un po', prepara cose, si mappa memoria, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto apre il file, fa una bella syscall open, aprimi questo, viene dato il file descriptor 3 e dopo continua a leggere dal file descriptor 3. Quindi questo è proprio quello che ho spiegato prima che viene fatto. In mezzo a tutti questi read fa i suoi conti chiaramente e poi alla fine fa un bel write sul file descriptor 1 che è lo standard output e scrive l'hash, proprio la stringa dell'hash che è il risultato della computazione che è quello che vediamo questo output qua che è l'output del programma praticamente. Bene, giusto per dire che non stavo raccontando balle. Allora, eseguire operazioni parallele con questo modello si può fare lanciando più thread, che sono praticamente dei, non so come descrivere, dei thread, cioè dei fili paralleli di esecuzione all'interno di uno stesso processo. Quindi copy, magari può lanciare più thread e copiare contemporaneamente due file, ognuno dei due thread fa i suoi read e i suoi write. Questo scala fino a un certo punto, perché cosa succede quando ho più thread? Context switch. Io spawno 400 thread, ma ho 4 core. Cioè, perché tutti eseguono vuol dire che devo context switchare tra più o meno asterisco, nel senso che sono thread dello stesso processo, quindi non devono proprio switchare l'intero contesto di esecuzione perché sono all'interno dello stesso processo. Però comunque diciamo che il kernel è molto in mezzo alla cosa, cioè lo scheduler entra in gioco, va a schedulare i thread, tenere conto, eccetera, eccetera. Ci sono modi per aggirare questo problema, sono vari modelli di I/O, non entro nei dettagli, questa è un po' una matrice semplificativa, ci sono modelli bloccanti, non bloccanti, sincroni, asincroni, eccetera, per chi vuole lascio un link dove spiega tutto in dettaglio. Il modello più, ultimo, diciamo più interessante, che c'era prima di I/O Turing, è Asynchronous I/O, abbreviato I/O, vabbè, in italiano suona molto divertente. Temporalmente verso il basso, di nuovo adesso, l'applicazione inizia un'operazione, fa una system call per iniziare l'operazione, il kernel inizia l'operazione, quindi fa quello che deve fare con l'hardware, con le cose di sua competenza, dopodiché l'esecuzione torna all'applicazione, l'applicazione può fare quello che le pare in mezzo, potenzialmente anche lanciare altre richieste di I/O. E a un certo punto, quando tramite interrupt al kernel arriva la risposta dell'operazione di I/O, il kernel fa di nuovo i suoi conti, prepara, impacchetta tutto e manda un segnale all'applicazione in user space dicendo è finita l'operazione, è pronta. Ma intanto ho potuto fare altro concettualmente. Bello, questo risolve il problema della sincronia, ma rimane il problema del costo delle syscall. E voi mi starete dicendo, ma veramente costa così tanto? Fa ste cose? C'è hardware di nuova generazione, tipo in ambito data center o comunque high performance computing, che cioè, non sono troppo informato sugli dettagli tecnici, ma per chi dovesse capire un caso, cosa sto per dire, alcuni i driver NVMe di Linux è dovuto passare in pooling invece che a interrupt, perché cioè il disco praticamente NVMe era talmente veloce a rispondere a richieste di read che il tempo di configurare un interrupt da parte del kernel per dire ok, avvisami quando hai finito era maggiore del tempo che impiegava il disco per rispondere. Quindi praticamente cioè, il driver semplicemente adesso entra in uno spin loop e inizia a aspettare proprio bruciando cicli di clock più o meno, cioè, giusto per dare l'idea estrema, finché non arriva la risposta perché l'hardware è talmente veloce che ci cioè, stiamo toccando i limiti di questi sistemi qui.
Quindi il costo del syscall diventa davvero rilevante. Quindi modificare il canale Linux è diventato un'esigenza di peso dell'hardware. Assolutamente, assolutamente, chiaramente sì, cioè, nel senso l'hardware si sta evolvendo, ma non solo disco, anche network, se pensiamo, stiamo tirando su capacità dei canali di comunicazione molto, ora io non sono un esperto di network, però una fibra 40 gigabit penso sia una cosa molto normale, ma anche di più, penso che non sia un problema realizzarlo, soprattutto se magari una macchina Linux sta facendo routing e c'ha tipo 8 schede di rete con, non so, ognuna 4 canali da 40 gigabit. Cioè, nel senso, le cose iniziano a essere chiaramente un mondo sempre di più per i dati, big data, velocità, roba, cioè, come dice Stefano, il kernel necessita di delle modifiche per adattarsi ai tempi. IO-Ring cos'è? È un canale parallelo di comunicazione alle syscall, praticamente. Cioè, è previsto che ci siano due strutture dati, si chiamano ring buffer, buffer ad anello, sono una struttura dati in informatica abbastanza classica, e sono due strutture che, diciamo, ognuna è monodirezionale, sono delle code, quindi c'è un agente che accoda degli oggetti e un altro che li preleva. Ce ne sono due, una per le richieste e una per le risposte del kernel, quindi la submission queue e la completion queue, dove ci sono tutte le operazioni completate, e l'applicazione sostanzialmente, IO-Ring prevede che l'applicazione butti dentro a raffica elementi richieste di IO dentro questo buffer e il kernel vada a prelevarli, eseguire le operazioni e va a rispondere all'interno dell'altro buffer da cui l'applicazione legge i risultati. Quindi hanno fatto uno strato di mezzo praticamente. No, cioè hanno tolto praticamente, hanno tolto, cioè queste due cose sono due blocchi di memoria, cioè sono due regioni di memoria, sono 4 kilobyte di RAM proprio, che sono condivisi tra applicazione e kernel. Dentro c'è implementata una struttura dati sicuramente lock free, forse anche wait free, quindi una cosa in cui senza che si sincronizzino l'applicazione e il kernel possono in qualsiasi momento l'applicazione buttare dentro un elemento senza star lì a aspettare che guardare cosa sta facendo il kernel. Il bello del ring buffer è quello, cioè che dove opera il kernel nella testa della lista a livello proprio di struttura dati e dove opera l'applicazione sono, cioè, proprio spazialmente in RAM distanti, quindi non si interferiscono tra di loro e possono lavorare ad alto throughput. La cosa interessante di questo modello, la prima cosa che mi sono chiesto io è: ma cioè, cosa c'è nel kernel che preleva questi elementi, fa le operazioni e li mette di qua? E ho scoperto che ci sono i kernel thread, cioè il kernel Linux all'interno ha dei thread che sono in esecuzione, sono dei thread che si alternano con un altro scheduler che si occupa di schedulare i kernel threads e di switcharli tra di loro. Cioè insieme a quelli user space, con delle loro regole che fanno varie cose. Io ho lanciato sto comando che ho rigorosamente preso da Stack Overflow, chiaramente, sul mio PC, lo lancio qua e di roba vi garantisco che cioè, nel mio sistema ce n'è parecchia. Io starò, non sapevo, è stato molto curioso, vedo robe di BTRFS, sono worker suoi che usa per comprimere roba, liberare spazio, pulire, insomma, tenere tutto a posto. Ci sono daemon che dispacciano la gestione degli interrupt, quindi cose molto poi tecniche, specifiche del kernel, c'è parecchia roba. Cosa fa IO-Ring? Cioè lancia dei thread dentro il kernel che lavorano cooperativamente con la nostra applicazione. Questo, ora non ho visto tutti i dettagli, ma io immagino sia veramente interessante nel momento in cui ho tanti core e non li sto usando tutti, e quindi cioè, la mia applicazione sta su un core, bombarda il kernel di richieste, il kernel ha potenzialmente 7 core a disposizione e i thread all'interno pescano tutte le richieste o al contrario, tipicamente il contrario, cioè non servono tanti thread che gestiscono le richieste perché se è l'hardware che è lento, ne basta meno, ma insomma abbiamo capito un po' l'idea. Ci sono un sacco di operazioni implementate in IO-Ring, queste sono quelle iniziali, è stato implementato read, write, send, receive, ma un sacco di syscall
stanno praticamente venendo prese e trasformate in un'operazione di IO-Euring, quindi noi possiamo fare sempre di più tramite questo, cioè noi, nel senso è possibile per chi sviluppa applicazioni e parla con il kernel fare sempre più operazioni. Dentro Linux Header che ho linkato qui c'è proprio la definizione di tutti gli opcode per chi volesse andare a sbirciare. Questo è un piccolo grafico di benchmark, non ho perfettamente idea cosa sia la QDEPT, tipo il numero di operazioni parallele, credo che lanciamo, non so adesso esattamente, ma mi bastava evidenziare. Beh, che io sappia, penso che la coda sia ben più grande di 128 elementi, non so perché cioè, è previsto anche che IO-Euring venga usato aprendo più code in parallelo da una stessa applicazione anche per ottimizzare, eccetera, cose varie. Quindi non so se sia qualcosa di questo tipo. E IO ha dei contesti che vanno creati, da quello che mi ricordo, e anche qua potrebbe essere il numero di contesti. Non lo so, mi basta evidenziare che qui IO raggiunge tot, nel senso che tradotto in numero di operazioni per secondo, letture 4K random read, cioè per intenderci, cioè stiamo leggendo blocchetti con granularità di 4 kilobyte, che è dove stressiamo veramente un sistema IO, perché leggere un blocco da 1 giga, pareggiamo più o meno tutto, ma leggere tanti blocchetti piccoli è lì che vediamo le difficoltà. IO si ferma, questo è circa, ho fatto il conto, 1,6 gigabyte secondo, IO Euring arriva a 6 gigabyte secondo circa, in modalità pooled, vabbè adesso. Sono altri dettagli. Per chi volesse, qui ci sono una bella suite di benchmark su un sacco di tipi di workload. La prima barra è IO-Euring, ho fatto solo uno screen per far capire come sono fatti. Chi volesse andare a approfondire, ci sono ottimi lavori fatti da Foronix per i benchmark, come sempre. Bene, Linux è un kernel monolitico. Adesso introduco un altro discorso. I servizi di base. E come diceva Stefano, cioè il kernel fa anche altre cose, implementate, quindi driver, servizi, cose, astrazioni, sono tutte implementate in kernel space praticamente. Implementare un driver vuol dire aggiungere qualcosa al kernel. Questo è sempre stato difeso per ragioni di efficienza, perché se tutte le componenti del kernel fossero in user space, abbiamo visto prima, dobbiamo fare context switch ogni volta e quello ha un costo che, cioè, forse non l'ho chiarificato prima, ma il costo di un context switch è più grosso del costo di una syscall, abbastanza. Il microkernel, infatti, per chi avesse mai visto il modello, prevederebbe teoricamente, per ottenere tutti i vari vantaggi, cioè modularità, i componenti sono tutti isolati, un driver crasha e non fa danni al resto, posso sostituire, aggiornare solo il file system al momento, quindi in pratica aggiorno il kernel al volo. E tengo pochissimo all'interno del kernel, il minimo indispensabile, scheduling, gestione memoria e isolamento, più o meno, qualcosa di più. Prevederebbe che l'applicazione, cioè tramite il kernel, fa IPC, chiede al file system l'operazione, file system dice ok, ho capito cosa devo andare a leggere nel disco, allora va, fa IPC, comunica, chiede al driver SSD di andare a leggere il blocco in questione, driver SSD passa tramite il kernel o eventualmente non, dipende come è implementato, e va effettivamente all'hardware, e poi c'è il giro inverso, cioè torna la risposta, driver SSD dice ok, di chi era sta roba? Del file system, quindi un altro messaggio al file system, un altro messaggio all'applicazione, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 context switch per leggere tipo 20 byte da un file. Adesso ultra esemplificato, in mezzo c'è caching, cioè, roba, cioè si può fare un sacco, ma diciamo dal punto di vista teorico questo prevederebbe un modello microkernel. Chiaramente quello che ci guadagno è che tutti questi componenti appunto sono isolati, sono tutti in user space, nel kernel che abbiamo detto è una giungla, cioè un posto molto pericoloso in cui stare, c'è pochissima roba, quindi teoricamente ci guadagno in termini di sicurezza, ci guadagno in termini di modularità, espandibilità e cose varie. Insomma, bene. Famosissimo dibattito Tannenbaum-Torvalds. Lasciato qui il link per chi vuole andare a divertirsi. IO-Euring però cambia un po' la situazione, mi verrebbe da dire. Perché, per esempio, questo è un device driver per implementare block device. Un block device è tipo il dev SDA che è il vostro disco, cioè quello è un block device, è un device strutturato a blocchi, questo
Beh, vale ancora nelle memorie flash SSD, deriva chiaramente ancora gli hard disk, erano i blocchi di 5-12 byte che coincidevano con i settori, se non sbaglio, quindi hanno una natura di accesso particolare a blocchi. Questo driver è stato introdotto di recente e permette di implementare dei dispositivi a blocchi, quindi di scrivere dei driver per block device in user space. Come lo fa? Usando I/O Euring, per praticamente smistare le richieste. Cioè, un'applicazione generica fa una syscall e il kernel decide che, cioè, capisce che la richiesta, diciamo, è una lettura a un certo block device che è implementato da un driver che usa UBLK. UBLK comunica con il driver user space tramite I/O Euring. Quindi capiamo che l'applicazione, cioè il costo totale di questa procedura è costo syscall praticamente, c'è il context switch effettivamente, asterisco se abbiamo più core, in realtà no, perché questo sta andando su un altro core, quindi non c'è neanche un context switch magari, e il costo di questa roba qui è decisamente minore del costo di una syscall. La documentazione di questo driver dice, traducendo un attimo al volo grossolanamente, no? Dispositivi a blocchi implementati in user space sono interessanti perché possono essere scritti in vari linguaggi di programmazione, possono usare librerie che non sono disponibili nel kernel, possono essere debuggati con strumenti familiari a sviluppatori. I crash del driver non causano kernel panic, i bug probabilmente hanno un minore impatto di sicurezza rispetto a bug in codice kernel, possono essere installati e aggiornati indipendentemente dal kernel, possono essere eccetera eccetera, che sono praticamente i vantaggi di un microkernel. Questo è scritto in un driver della documentazione del kernel Linux oggi, nel senso. Questo è quello che dicevamo, appunto. Cosa ancora più divertente, che succede se anche l'applicazione parla in I/O Euring? Cioè abbiamo ridotto ancora di più la barriera effettivamente adesso di comunicazione e le prestazioni. Ora io non sono esperto, eccetera, è uscito di recente, non è ancora stato troppo peer reviewed, tra virgolette, così che io abbia visto, però questo è un tweet o comunque una comunicazione, un commento sulle patch dello sviluppatore Minglay di questo UBLK. E dice che addirittura la performance è anche meglio di un block loop device implementato dentro il kernel. Non ho idea di come sia possibile, ci sarà qualche stratagemma in mezzo, ma adesso non lo so, ma questo a dire che di certo non è 10 volte più lento di scrivere un driver in kernel. Questo è interessante. È un progetto legato a questo? Lui è uno sviluppatore Red Hat. Non so poi se l'ha fatto per cavoli suoi, cose. No? Io, diciamo, ho pescato giusto per citare, per dire che non mi sto inventando queste Diciamo cose. che Da. Red Hat è la fautrice No, no, beh, di sì. ultimi Certo. sviluppi del Certo. Linux, quindi. Certo. Sempre parlando microkernel, una cosa importantissima nel microkernel è appunto l'IPC, Inter-Process Communication, la comunicazione tra processi. Questo, che è l'asterisco che avevo messo all'inizio della prima slide di I/O Euring, no? Della comunicazione da user space a user space, cioè diciamo che quello è sempre stato possibile, basta condividere un buffer con Nmap praticamente, cioè si possono creare dei buffer condivisi di memoria tra due applicazioni user space e comunicare tra le due applicazioni, quindi non è nulla di nuovo. Però I/O Euring, per esempio, potrebbe fornire un sistema di IPC standardizzato senza che ogni applicazione si deve fare i suoi protocolli. Queste sono delle patch che implementano message send e message receive, che sono le syscall di POSIX per fare IPC. Quindi, cioè, se queste patch vengono integrate, possiamo fare IPC con I/O Euring. Ora, anche qui non so tutti i dettagli vari, dovrebbero esserci delle cose importanti, utili tipo di zero copy, altre ottimizzazioni, però quello che per me è interessante, e riporto qui la frase detta nel talk da cui ho detto all'inizio mi sono ispirato, di Jonathan Corbett, è I/O Euring, che sia la base per la nostra futura architettura microkernel, cioè mi interessa, mi ha colpito effettivamente la direzione che sta prendendo la cosa. Anzi, ancora più interessante, che è una cosa un po' ibrida, cioè mi sembra lui dicesse, non è che tutto quello che c'è adesso, la struttura monolitica, i servizi offerti da Linux monolitico, tutto il sistema POSIX sparisce, cioè rimane lì, però c'è anche questa possibilità in caso.
al bisogno, dove, se insomma sia rilevante. Altra cosa interessante è il BPF, qui farò una panoramica, cioè vi racconterò quello che ho capito da un talk divulgativo che spiegava un po' cos'è questa cosa, come adesso vedrete è principalmente usato in ambito networking, quindi non è proprio il mio forte, però anche qui la presentazione è funzionale poi sempre a far notare un paio di cose. Il BPF è una tecnologia per eseguire programmi all'interno del kernel in modo sicuro, quindi stiamo sempre parlando di cose che stanno in user, kernel, eseguire cose, eccetera. Isolamento, sicurezza. Nasce dal BPF, che è il Berkeley Packet Filter, che come dice il nome è una cosa uscita da Berkeley, in realtà inizialmente è stata implementata in BSD, esatto, e poi portato a Linux, che è un sistema per rendere praticamente programmabile tutto l'apparato networking del kernel per creare delle regole, delle logiche custom per come smistare, filtrare, droppare, forwardare pacchetti in modo definito dall'utente molto più flessibile. È sempre stata avanti sul networking come tecnologia, Ok, come questo spiega effettivamente. Questo sistema funziona intercettando operazioni che vengono richieste al kernel e praticamente delegando la decisione a questi programmi BPF che vengono forniti dallo user space. Hanno esteso questo sistema chiamandolo Extended Berkeley Packet Filter. In realtà, se ora andate nel sito che c'è ufficiale, che ho linkato all'inizio, bpf.io, vi dice che l'acronimo ormai non vuol più dire nulla, cioè questo è, diciamo, stato un momento molto transitorio perché ormai, cioè, l'idea è di lanciarlo ben oltre l'ambito networking, questa cosa, perché loro hanno sostanzialmente creato una tecnologia per prendere del codice scritto in realtà qualsiasi linguaggio di programmazione. Qui lo compilano con Clang, che è uno dei compilatori più grossi open source di fianco a GCC. E come io compilo un programma per architettura x86, codice macchina, architettura ARM, architettura MIPS o altre cose, io qui compilo per l'architettura BPF. BPF infatti prevede un formato di bytecode come Java, cioè definisce una macchina astratta che esegue bytecode. Io posso compilare il mio programma in bytecode BPF, questo viene fornito al kernel e all'interno viene verificato con uno step che è molto importante, viene compilato just in time, quindi viene preso il bytecode per questa macchina virtuale astratta e viene convertito il codice al volo in co assembly, proprio codice macchina per l'architettura specifica. Se siamo su ARM viene compilato in istruzioni ARM, se siamo su x86 viene compilato in istruzioni x86. Il JITting, just in time compiling, è una cosa che esiste insomma, parecchio, cioè Java lo fa, per esempio, quando su Android lanciamo l'applicazione scritta in Java viene gittata al volo, non so, sto usando termini adesso molto forzati, però insomma, passa per un compilatore JIT, quindi stanno sfruttando tecnologie già esistenti e questo programma a quel punto è stato verificato in termini di sicurezza ed è a disposizione del kernel per prendere delle decisioni e agire all'interno del kernel. In questo caso, per esempio, vediamo come il programma va a finire, per esempio, nella frontiera di una syscall, quindi appena viene una syscall, la intercetta, può prendere delle decisioni, può anche comunicare, avere dello stato, che sono delle mappe, tutto un sistema, che adesso non entro in dettaglio, io l'ho appena anche visto da un talk a riguardo. Quindi può anche salvare dei dati, andare a ripescarli, qui dentro potrei salvarci, non so, una tabella di lookup per aiutarlo a prendere delle decisioni, quindi insomma ha un po' di possibilità. E può anche, questo penso fosse l'utilizzo originale, diciamo andare a hookarsi, agganciarsi ai socket, operazioni su socket, quindi sta per partire un pacchetto e qua e là. È stato esteso con la E all'inizio piccola nel nome, nel senso che gli hook sono aumentati vertiginosamente. Adesso gli eBPF possono essere agganciati a qualsiasi syscall, quindi cioè anche tipo a get PID. Io posso, ogni volta che un programma chiede il suo process ID, infilarci in mezzo un programma custom compilato da me che prende delle decisioni, fa qualcosa, lo segna da qualche parte per motivi di monitoraggio, per, non so, di tracing, di capire chi sta facendo cosa.
può interrompere la Cisco, il Credo, o, insomma, la cosa inizia a diventare abbastanza curiosa. Si può agganciare al Virtual File System, quindi ogni operazione di file, adesso sto semplicemente leggendo visivamente l'immagine, io non ho mai toccato sta roba, sto riportando quello che ho sentito, letto dal sito e penso, giusto per passare un po' la curiosità, può mettersi alla frontiera dell'uscita a comunicazione con hardware, che sia storage o network, addirittura. Ho letto che c'è hardware tipo schede di rete che hanno la possibilità di caricare del codice, hanno delle piccole CPU o qualcosa di simile all'interno della scheda di rete che è programmabile se il driver della network card dentro il kernel implementa un compilatore JIT per questa architettura custom dell'hardware in questione, posso caricare un programma eBPF dentro la scheda di rete, cioè lo esegue proprio la scheda di rete. Sempre con lo stesso byte, stessa interfaccia standard uniforme delle BPF. Andando avanti, abbiamo detto che i programmi vengono forniti in forma di bytecode, verificati, ricompilati al volo e per questo garantisce ottime prestazioni. Quindi due step, verifica, cioè nel senso due cose, la verifica per la sicurezza e le prestazioni dall'altra, che vediamo è una costante, cioè è un po' il sacro graal, nel senso vorremmo avere un po' ovunque anche il microkernel perché è critico, perché ok, sicurezza teoricamente, ma il problema è prestazioni, quindi il problema è sempre avere entrambe le cose. La fase di verifica, chiaramente molto importante, vengono date una serie di garanzie, siano presenti i permessi necessari per fare l'operazione. Non è che Firefox, che è stato esploitato, carica un eBPF che mi intercetta tutte le syscall e le carica su uno storage che poi va a leggersi Firefox e le manda a tizio di turno. Chiaramente il programma non può causare danni al sistema, per chi volesse andare a leggersi questi dettagli del verificatore, è praticamente un theorem prover implementato dentro il kernel, molto elegante, probabilmente non è niente di particolarmente innovativo come approccio, ma è molto interessante come fanno questa cosa, ma riescono a verificare che il programma non causi problemi al sistema e che termini l'esecuzione. Per chi se lo stesse chiedendo, no, non hanno risolto l'halting problem di Turing, nel senso semplicemente non sono consentiti i loop di base, tranne se il verificatore riesce a verificare che sono dei loop piccoli, tipo sto iterando quattro elementi di un array. Quindi, cioè, nel senso, non hanno adesso risolto i problemi del mondo, cose che non sono state dimostrate impossibili, peggio ancora. Tutte le interazioni che il programma fa col kernel avvengono tramite degli helper, cioè una specie di un set di API ben standard e ben definite. Questo non lega i programmi alle versioni del kernel. Per chi ha mai compilato un modulo kernel e si è ritrovato ad aggiornare il kernel, allora nella migliore delle ipotesi ha visto il modulo che veniva disinstallato, ricompilato con la nuova versione del kernel e ricaricato e andava tutto bene. Caso brutto, parte un errore di compilazione che dice, ehi, cioè, c'è sto codice di sto modulo kernel, prova a chiamare, cioè, vorrebbe chiamare questa funzione, ma questa funzione non esiste più. Perché? La versione nuova del kernel non ha più una determinata funzione e il modulo era scritto per usare quella funzione, non c'è più, adios, va riscritto, non va riscritto il modulo, ma va adattato, va modificato. E BPF punta a risolvere questa cosa dando un set di funzioni, una libreria standard, se vogliamo, tra virgolette, di funzioni standard che rimangono. Non so se l'ho messa in giro qua, no, ma c'era una citazione di un tipo, cioè una citazione, non ho detto letteralmente, ma mi ha fatto passare l'idea uno che sta in un talk che ho visto in cui presentava gli eBPF, che cioè eBPF sta facendo un po' forse quello che JavaScript ha fatto quella volta per il web, cioè fornire un set di operazioni API che possono essere chiamate su una cosa che prima era, tra virgolette, statica come il web, prima dell'avvento di JavaScript, per customizzare il comportamento, aggiungere funzionalità e altre cose. Come ben sappiamo, JavaScript è stata poi nel bene e nel male una rivoluzione per il web, quindi il paragone era in questo senso. Poi devo dire che chi presentava il talk era di parte, nel senso che apparteneva, si occupava di un progetto che ruota attorno ai BPF, legato anche a un'azienda che sta investendo sui BPF, quindi per carità. Dopo c'è addirittura una quote molto più estrema. Quindi.
io ho lanciato sto comando sul mio computer, sulla filosofia prima dei moduli kernel, questo lista tutti i programmi BF in esecuzione, ne avevo tipo, cioè ne ho 17 tuttora, circa la maggior parte di systemd, che suppongo lo faccia per monitorare cose di qua e di là. Qui c'è scritto systemd, suppongo sia, non so esattamente che campo è dell'output, ma penso che sia roba sua. Questo per dire che c'è una cosa che già attualmente sta venendo sfruttata. Ci sono 250.000 punti dove agganciare questi programmi nel kernel. Ho detto ogni syscall, ma ogni volta che praticamente un pezzo del kernel fa qualcosa è possibile agganciarci un programma eBPF. E, le applicazioni attuali che ho trovato principali sono principalmente legate al networking, appunto da dove arriva la tecnologia. Ho trovato questi esempi per far capire un po' come vengono usati. Facebook, tutti i pacchetti che vanno all'infrastruttura di Facebook, adesso Meta, vengono smistati da eBPF, quindi che fanno load balancing, quindi decidono come smistare il traffico nei vari server per caricarli equamente. Vengono usati per profiling, tracing, Netflix lo usa abbondantemente a quanto pare per continuare a studiare e migliorare il flusso all'interno della rete sua. Ho trovato un'azienda che fa monitoring dell'uso della GPU in ambito tipo guida autonoma nelle macchine dove le GPU fanno conti, roba di machine learning, e riescono addirittura quindi a mettere degli hook sui driver della GPU, cioè per far capire che non è solo networking. Monitoraggio, Cloudflare ha tipo la mitigazione degli attacchi DDoS fatta a eBPF, cioè immagino che ci siano, chiaramente gli eBPF possono comunicare in user space, con programmi user space, quindi però diciamo questo rende possibile agire nel kernel. Chiaramente, cioè, non l'ho specificato, ma questo garantisce prestazioni molto elevate, perché non ho context switch, non devo fare syscall, non devo, cioè sono già in kernel, in più è stato compilato proprio dentro al kernel. Google fa tipo verifiche di sicurezza al volo di tutti i pacchetti, li scarta, sì. C'è un progetto che si chiama The Falco Project, stavo aprendo un po' di link così dal sito di eBPF, nei casi d'uso, e fanno rilevazioni di minacce in real time, quindi tipo una specie di antivirus, no? Che monitora cosa sta succedendo, e queste sono applicazioni principali. Ma ne ho trovate alcune di più particolari, per esempio c'è un progetto di Google che permette di regolare, agire sullo scheduling tramite eBPF, cioè vanno a hookare a decisioni dello scheduler. E questo è interessante perché, per esempio, c'è cioè una cosa che a volte si sente, no, per chi disquisisce i microkernel, è sì, ma se io devo spostare tutto quanto in user space, perché il kernel deve essere minimale, allora dovrei spostare anche lo scheduler in user space, che è una cosa che effettivamente, cioè ci sono anche dei progetti che sperimentalmente, chiaramente, lo fanno, chiaramente deve esserci, cioè poi lo scheduling in sé, il dire ok, adesso entra questo processo, lo fa il kernel, deve farlo il kernel per motivi di cose. Però, per esempio, anche solo decidere chi è il prossimo processo a essere schedulato o aggiustare un po' i parametri può essere fatto in user space, in modo che se crasha lo scheduler, non crasha tutto il resto, per dire, cioè spostare sempre della logica, sposto più codice possibile. Quindi il fatto che ci sia questa cosa qui, sempre parlando di microkernel e Linux, insomma, sono riusciti a agire sullo scheduling da user space. Questo invece è un progetto di Red Hat che va a infilarsi nei driver HID, Human Interface Device, mi sembra sia l'acronimo, cioè praticamente mouse, tastiere, joystick, qualsiasi dispositivo di interfaccia con l'essere umano, con la macchina. E permette di modificare cose tipo invertire gli assi, non so, del mouse, scambiare tasti da tastiera. Mi sembra fosse nato comunque un uso interessante fosse per il Dial di Microsoft nel Surface, quello strano, era il prodotto che ha fatto in cui c'è tipo la rotella che si attacca in Bluetooth e permette di, tipo, non so, può ruotare, può essere cliccata, eccetera. Con questo sistema gli utenti riescono a rimapparsi praticamente cosa fa la rotella e varie cose. Quindi gli eBPF iniziano a entrare in ambito anche driver. Questa è la citazione, c'era alla fine che ho detto prima, nel senso che è il pensiero un po' che ha così veicolato in questo talk, che è quello che ho citato più e più volte, da cui ho letto queste cose, quindi vi prego in caso andatevelo a vedere, perché magari io racconto un sacco di cose sbagliate. C'è da notare appunto, come abbiamo visto, che i programmi eBPF permettono di aggiungere funzionalità al kernel, quindi modularità, eseguono in modo isolato, sono aggiornabili, sostituibili al volo,
anche qua abbiamo visto, cioè, tu che hai uno scheduling driver, c'è un po' di analogia col discorso microkernel. Questa è una citazione di un altro sviluppatore Assilium, che è questo progetto che ha molto a che fare con gli UBPF, e dice addirittura in un'intervista, lui prevede che il kernel Linux potrebbe trasformarsi in un eBPF, cioè in un microkernel alimentato a eBPF, dove rimane solo un piccolo core molto minimale con delle capacità integrate di base, come serve in un microkernel, e tutte le altre funzioni, incluse eventualmente funzioni custom degli utenti, sarebbero funzioni eBPF. Secondo me è una visione molto estrema. E di parte, come ho detto prima, perché questo progetto è legato da quello che ho un po' sbirciato, un'azienda che insomma ci sta investendo, però secondo me è interessante, sempre in ottica di direzione architetturale. Jonathan Cobbett ha che detto a un certo punto, parlate di questo paio di cose, che i sistemi Linux saranno probabilmente molto diversi in futuro. Per esempio, notava che con la scusa che inizio ad avere driver in user space o piccoli programmini dentro il kernel che ne modificano il comportamento in base alle esigenze, cioè sarà difficile prendere kernel Linux 1, kernel Linux 2, per quanto siano la stessa versione, e dire ok, questi due si comportano uguali, cioè un po' ogni kernel sarà diverso, specializzato per una cosa, eccetera, che è molto interessante, ma prevedeva, parlava anche di frammentazione un po', nel senso che sì, cioè le cose cambieranno concettualmente, sua previsione. Riporto. Rust, ultima cosa di cui parlo, è un nuovo 2010, nuovo in ottica degli anni che hanno l'età dei linguaggi di programmazione, nuovo linguaggio di programmazione che occupa quell'ambito, cioè quella categoria di linguaggi, si chiama Systems Programming Languages. Non so come tradurlo in italiano, non capisco neanche esattamente il significato in inglese di questo nome, perché uno dice ok, linguaggi di programmazione per sistemi, grazie, cioè tutto un programma sistemi. Sì, diciamo che un po' quello che identifica questa categoria di linguaggi è che sono in grado di toccare, cioè manipolare l'hardware sostanzialmente. Per esempio, esempi storici sono Pascal, C, C++ e Ada. Di pratica di questi, C e C++. Questi sono linguaggi che hanno la capacità effettivamente di, vengono usati per esempio anche a basso livello, il kernel è scritto in C, il firmware di un microcontrollore viene scritto in C, C++ eventualmente. Pascal e Ada possono fare la stessa cosa. Rust è uno di questi linguaggi che ha queste possibilità, mette al centro la triade di prestazioni, sicurezza e concorrenza, sempre solito di prestazione e sicurezza, tema ricorrente anche qua. Ed è per questo che siamo qua dentro, cioè che è inserito all'interno di questo talk, e vediamo anche adesso dove esattamente. Concorrenza anche nello specifico, nel senso che Rust nasce dentro Mozilla nel 2006, quando Chrome stava prendendo piede perché era multithreaded, sfruttava più core, che era una cosa che stava arrivando al tempo. Firefox era scritto in C++ ed era, diciamo, per dirla in modo semplice, un casino il codebase. Cioè, ogni volta che provava a mettere le mani per parallelizzare qualcosa, sfruttare più core, eccetera, al codebase succedevano di quei casini, perché si trovavano, nel senso, segmentation fault, facevano double free, tutta una serie di problemi. Chiaramente Firefox è un browser, cioè una delle cose dove avere questo tipo di problemi, che sono gli exploit, cioè praticamente cose esploitabili poi dagli hacker, è veramente problematico. Un dipendente di Mozilla ha iniziato il progetto di creare questo linguaggio di programmazione con lo scopo specifico di aiutare nello sviluppo. Ed è per questo che il terzo elemento è concorrenza, cioè si occupa anche di quello. Perché? Perché è tutto un po' legato, cioè la concorrenza serve per le prestazioni. Ma concorrenza causa problemi di sicurezza. Quindi centrare queste tre è una cosa complicata. Più recentemente ci sono altri linguaggi che stanno prendendo, diciamo, un po', tentando di entrare nel mondo del Systems Programming Languages. Go e Swift di Apple sono due di questi. C'è anche Denim, per chi li avesse mai sentiti, che li stava a Wikipedia, ma ce ne sono poi a valanghe di piccolini.
Rust ne parliamo perché è particolare. Premetto che cioè, io sono molto interessato a Rust da un anno e mezzo, lo uso quasi esclusivamente, proprio, cioè, ho abbandonato C++ per tutti i progetti personali e l'ho usato anche per qualche lavoretto al posto di C++. Quindi se qualcuno volesse approfondire, per me è un tema molto interessante. Cosa ha di nuovo sto Rust, benedetto, rispetto al resto? Garantisce memory safety, quindi risolvere tutta una serie di problematiche con una componente del compilatore, si chiama borrow checker, è tipo una specie di algoritmo, di tecnica, elimina praticamente la possibilità che avvengano double free, che è una categoria di bug, ora non entro in tutti i dettagli, non ci sono puntatori, il null pointer, non si possono fare casini di quel tipo, non posso avere riferimenti a oggetti che non valgono più perché l'oggetto per qualche motivo, per cui io in disattenzione, insomma, a un certo punto mi ritrovo con un reference a qualcosa che non è più quel qualcosa che penso, che sono un'altra categoria di bug che vengono espletati. Niente undefined behavior, cioè incidi, chiaro, int a, non gli assegni un valore, il compilatore, non, ok, adesso emette qualche warning, ma da specifiche, cioè io uso a e non mi dice niente, non so, a potrebbe contenere qualsiasi cosa, quella roba lì non esiste qui, in nessun tipo di salsa e anche in altri casi in cui può venire undefined behavior è tutto quanto praticamente eliminato dal compilatore. Il compilatore garantisce che se il programma compila, questo non può avvenire, tutta questa roba qua. E questo lo fa perché mi dite, vabbè, ho capito, uso Java, uso Python, in Python non ho questi problemi, nel senso, però Java, Python o anche C Sharp se vogliamo, ci sono anche linguaggi Go, anch'esso non ha questi problemi, non è così strict come Rust, ma insomma mira a risolverli, però per esempio hanno un garbage collector questi linguaggi, che ha delle peculiarità, per esempio su microcontrollore non è il massimo da mettere, in un kernel che implementa esso stesso la gestione memoria non posso scrivere un kernel con un linguaggio che ha un garbage collector, cioè nel senso è nato prima l'uovo o la gallina, quindi è molto importante sta cosa, oltre a che un discorso di controllo sulla gestione memoria perché il garbage collector entra in esecuzione per quanto configurabile quando vuole lui, cose varie. Neanche reference counting, che è un'altra tecnica di gestione memoria, ovvero c'è volendo su Rust, però è opzionale, cioè ho molto controllo. Ripeto, chi volesse approfondire, non stasera. Altra cosa importante, il type system, il sistema di tipi è molto potente, si ispira a linguaggi funzionali come Haskell e OCaml. Questo permette da una parte di descrivere bene i vincoli del sistema, e questo, diciamo, è stato introdotto per il discorso di concorrenza, quindi il type system può codificare molto su cosa è sicuro o non sicuro fare, per esempio condividere un valore con un altro thread, mandarlo a un altro thread, accedere contemporaneamente a un oggetto, cose così, e questo aiuta il programmatore, nel senso che cioè, proprio il programma non compila in tanti casi in cui sto facendo cose che non vanno bene e potrebbero causare problemi, e viceversa. Descrive anche bene al compilatore cosa sto facendo, cioè un type system molto ricco e descrittivo, il compilatore è in grado di capire meglio cosa faccio a fine di ottimizzazioni. Come dicevo prima, gli esploit di sicurezza, cioè tutte cose che poi vengono sfruttate per compromettere un sistema, partono per la maggior parte da problemi di memory safety. Errori logici di programmazione in più possono essere risolti con un compilatore più informato, come dicevo prima, e questo è il senso di un type system più ricco, e il compilatore può ottimizzare anche di più. Ci sono dei casi in cui codice scritto in Rust, non ho premesso, un'informazione di base importante, Rust è un linguaggio chiaramente staticamente tipizzato, fortemente tipizzato, compilato, compila con LLVM, che è l'architettura alla base di Clang, quindi è una roba paragonabile a C C++ come compilazione, usa la stessa infrastruttura che usa Clang per compilare C e C++, quindi siamo in quel mondo lì e ci sono casi in cui supera le prestazioni di C e C++ nonostante abbia una serie di operazioni che fa in runtime, per esempio bound checking sugli array o altre cose che sono necessarie per la sicurezza, per esempio non si possono, viene lasciata, cioè il programma si ferma se facciamo anche overflow con tipi che non possono ottenere magari un valore
troppo grande in seguito a un'addizione, quindi nonostante fa più cose, a volte riesce addirittura a essere più performante. Gli ambiti di uso sono sostanzialmente ovunque si usa C e C++. Al giorno d'oggi Rust mira a sostituirli e radicarli, cioè, per carità, diciamo un sogno molto grande, però l'obiettivo è quello. Quindi elenco non esaustivo di roba, software che necessitano di altre prestazioni, videogiochi, database o di sicurezza, quindi codice che ha a che fare con roba che arriva dalla rete, che non possiamo, di cui non ci possiamo fidare, parser decoder, quindi roba che hanno molto a che fare con input potenzialmente dannoso, implementazioni blockchain lo usano anche molto lì, vari componenti di sistema, ambienti low level embedded di recente, gira su micro e ci stanno facendo ottimi lavori su microcontrollori. Cioè, idea, un'ottima idea, non so, c'è qualcuno che lo usa addirittura in produzione, non so quanto adesso è, diciamo, ancora in fase un po' beta la cosa, però per me è interessante questa cosa. Ambito web, back-end principalmente, recentemente con WebAssembly anche su front-end, e GNOME lo sta adottando, per esempio. È già adottato da varie aziende, parecchie, cioè un po' tutte le aziende grosse, qualsiasi di software, lo usano se cercate per robe interne, ma tra le cose più importanti, beh, Firefox chiaramente è stato creato per quello, non è Firefox interamente scritto in Rust, chiaramente Rust interopera anche con C, C++ più a fatica, ma con C, quindi posso compilare un programma sia con codice Rust che con codice C. Firefox ha scelto questo approccio che è incrementale, quindi invece di riscrivere tutto, hanno descritto vari componenti, non vorrei adesso sbagliare, ma mi sembra il famoso, a un certo punto avete aperto Firefox, avete visto Firefox Quantum, benvenuti con la schermata azzurrina, Firefox Quantum in teoria è stato il progetto che ha portato Rust dentro Firefox. Backend, qui c'è un errore, ho controllato, ho fatto un po' di fact-checking. Dropbox non ha il backend scritto in Rust, ha il motore di sincronia che gira nella macchina, nel client stesso, che quindi decide quali file, eccetera, però ha quello e altre componenti scritte in Rust, componenti critiche, questo faccio notare, cioè non sto parlando del tool interno per fare il grafico di quante richieste c'è stato l'ultimo minuto. Proprio il programma che installate i Dropbox nel PC, ma è scritto, ha delle componenti compilate in Rust, il backend di Discord, per chi lo conoscesse, è scritto in Rust, quindi anche qua network, altre prestazioni, sicurezza, nel senso, quegli ambiti lì, Firefox anche qua, componenti di Android ce ne sono alcuni scritti in Rust, Amazon Web Services lo usa, e seguo, siccome, come ho detto, mi appassiona molto, c'è un programmatore John Jenkset, chiedo scusa in caso per la pronuncia, si è laureato all'MIT, cioè ha fatto il dottorato all'MIT con una tesi implementando un database scritto in Rust e adesso lavora in Amazon Web Services usando Rust alla grande, Cloudflare, quindi tutto il traffico che passa per Cloudflare probabilmente passa per del codice Rust, Figma è un programma che è web per UI design, eccetera. System 76 è un'azienda che vende computer, per chi l'avesse mai sentita, con Linux preinstallati. È quella che ha fatto Pop OS, la distribuzione. Sta implementando un desktop environment suo chiamato Cosmic interamente in Rust. Vabbè, lista continua. Che aspetto ha? Non sto qua adesso a parafrasarvi tutto il codice, se volete dare un'occhiata. Questo è un tipo generico. Un linguaggio fa pesante uso, appunto, ha un type system molto potente, quindi i generici sono al centro di tutto. Questo tipo è opzionalmente una stringa, deriva dal chiedere il nome, che potrebbe fallire, quindi il tipo di ritorno codifica l'errore, che è il modo in cui Rust spinge a ragionare con gli errori. C'è il match, questa è una cosa che deriva da linguaggi funzionali tipicamente, dove ho i tipi somma, tipi prodotto, cioè ho gli algebraic data types, come vengono chiamati, quindi sono costretto, cioè questa non è una stringa, sto tipo di ritorno, non posso stampare, cioè usare questo come una stringa, è opzionalmente una stringa, sono costretto a gestirne la cosa. Qui, vabbè, vediamo un po' come ci sono alcune cose particolari, per esempio passare un parametro a una funzione specificando che è un riferimento mutabile alla variabile, sono tutte cose che vengono richieste per discorsi di memory safety, questi sono usi più particolari.
Rust spinge molto per descrivere ad alto livello le operazioni che vogliamo fare. Questa è una funzione che somma i quadrati di tutti i numeri pari, per esempio dentro un array, lo possiamo implementare. Ho dimenticato un punto iter qui, cioè apriamo un iteratore sull'array, chiamiamo un filter passando una lambda, cioè una lambda, una funzione anonima dichiarata al volo che seleziona solamente i numeri pari, ci mappiamo la funzione quadrato e poi chiediamo la somma, quindi è anche ad alto livello, ha un'espressività molto particolare. Tutto questo compila uguale, se non più efficiente, di un for loop scritto in C che prende, dichiara un accumulatore, inizia a iterare sugli elementi, scarta l'iterazione se, eccetera, eccetera. In questo caso, per esempio, il compilatore è in grado con gli iteratori di dire ok, siccome me l'hai descritto così, non devo fare bound checking sull'array, cioè sono sicuro che queste operazioni non possono sforare l'array, a differenza di tu che mi scrivi il loop a mano e devo garantirti per sicurezza che non esci dall'array. Quindi c'è tanta roba dentro Rust. Questa cosa qui è polimorfia, ha un doppio polimorfismo Rust, cioè sia nei tipi che nelle lifetime, che sono al centro del borrow checker, perché il compilatore per gestire la memoria, il tipo di gestione memoria, abbiamo detto non è garbage collector, non è reference counting, è il borrow checker con le lifetime. Io specifico che item è un riferimento a una slice, che è tipo la versione sicura del puntatore, cioè quando in C ho il puntatore ha una serie di elementi, la slice contiene anche il numero, quindi non posso sforarla. Devo specificare qual è la durata di vita di questa cosa, in modo che il compilatore può ragionare riguardo a per quanto tempo effettivamente, quando questo valore e questi riferimenti che mi porto in giro sono validi. Se a un certo punto l'oggetto, la memoria viene deallocata, il compilatore, cioè, lo capisce in fase di compilazione che certe cose non le posso fare, non compila. Ok, perché ci interessa? Perché Rust, sta arrivando nel kernel Linux. Dentro al kernel per scrivere codice kernel ed è un po' una notiziona. Perché una notiziona? Ero indeciso se censurare la prossima slide o no. Perché la posizione di Linus Torvalds su altri linguaggi, nello specifico questo su C++, è come vedete da certe parole in giro, in risposta a uno che proponeva di scrivere certe cose in C++ nel kernel, è molto, diciamo, cattiva. È sempre stato molto restio ad adottare altre cose, ha sempre detto che C andava benissimo, ha detto, cioè, probabilmente C++ fa talmente schifo e la gente ci scrive così tante schifezze dentro che l'unico motivo, cioè, terrei C anche solamente per tenere lontani i programmatori C++, cioè proprio di un incazzamento atomico, no? Eppure ha approvato in questi mesi l'aggiunta del supporto a Rust in arrivo nella prossima versione del kernel. E secondo me questo, e secondo molti, è un segno del potenziale di questo linguaggio. La maggior parte dei bug che si riscontrano nei kernel che sono problematici, infatti, sono relativi al memory safety, che sono proprio quelli che Rust mira a risolvere, pur mantenendo le prestazioni di C, e la capacità di programmare sistemi, insomma. Stefano prima mi chiedeva confronti con Windows e altre cose, Microsoft pure ha detto, ha annunciato, io sono un po' stufa, cioè tutti i problemi che abbiamo nel kernel Windows sono ancora anni fa, sempre praticamente di memory safety e ha iniziato a valutare Rust, non si sa più nulla credo di che fine abbia fatto quella cosa, ha addirittura creato un progetto che si chiamava, mi sembra, Verona, chiedetemi perché, ah, Verona, perché a Verona c'è l'arena e era praticamente una versione di Rust che usava, introduceva le arene, che è un'altra tecnica per ovviare ad alcuni problemi che ci sono. Insomma, anche Microsoft ha iniziato a rotearci attorno. Inizialmente nell'integrazione con il kernel Linux sarà possibile un uso limitato solamente per implementare driver, questa è stata una richiesta di Linus Torvalds, a parte che cioè, sviluppare l'integrazione non è semplice, quindi si va passo per passo, si comincia con i driver chiaramente cioè, sono una parte importante del kernel perché lo scheduler è uno, voglio dire una volta che c'è cioè, quello, è stato ottimizzato, calibrato, non sto assolutamente dicendo che è semplice fare uno scheduler, anzi, memory management anche tutto, però poi principalmente
C'è anche tante delle novità che arrivano nel kernel delle patch, alla fine sono driver, cioè esce il nuovo SoC di Qualcomm e vogliamo portarci la, non so, la versione Android custom, le custom ROM e tutto quanto, vogliamo il supporto kernel per quel SoC lì, per quella piattaforma e compagnia. Quindi, insomma, partiamo da qua, prime demo molto interessanti, questi sono benchmark di il driver NVMe scritto in Rust rispetto a quello precedente scritto in C, che è stato fatto per dimostrare un po', praticamente matcha le prestazioni, notate qua che è stato testato nella linea di comando con IO Uring, tra l'altro, si legge nella riga di comando, quindi anche qua insomma si vede, giusto per citare le cose di prima. Poi c'è anche tutto il confronto, per chi volesse approfondire, vede proprio gli stati confrontati dei sorgente di uno e l'altro. Con questo ci si aspetta che sarà più semplice contribuire a Linux, visto che cioè, la filosofia di Rust è ti metto in una condizione in cui se sai quello che stai facendo, cioè c'è una curva di apprendimento che è non indifferente, questo va detto, ma una volta che uno riesce a esprimere, insomma, scrive il codice, tutto, e il codice compila, cioè il compilatore praticamente garantisce che non possono esserci problemi di memory safety o cose, chiaramente possono esserci errori logici, ma come dicevo prima, il type system così ricco permette anche di ragionare bene con quelli. Questo è un caso di, no, scusate la pronuncia, non ho idea, Asahi Ligna, non so, è una sviluppatrice kernel che di recente è quella che praticamente sta scrivendo il driver per la GPU dell'Apple M1, che è il SoC nuovo di Apple, basato su ARM, che ha fatto insomma un po' di rumore perché ha delle ottime prestazioni. Chiaramente, Apple di certo non fornisce documentazione per la GPU, tantomeno un driver per Linux, anche perché non fornisce Linux e basta per quella roba lì, quindi è tutto un effort della community. Credo la GPU sia stata reverse engineerata o comunque, vabbè, insomma, a un certo punto c'era da implementare un driver. Questa sviluppatrice lo sta implementando in Rust e, preso questo tweet, lei dice: c'è stato abbastanza dibattito riguardo il fatto che Rust nel kernel sia utile o no, perché chiaramente, come abbiamo visto, Torvalds è un po' la community kernel, è molto restia ad adottare, cioè, insomma, c'è abbastanza conservativismo, quindi non l'ho detto all'inizio, ma è palese che c'è stato abbastanza dibattito in questa cosa. E dice: nella mia esperienza è molto più utile di quello che mi sarei aspettata. Sono arrivata da fare il primo rendering, giusto per testare a un desktop stabile che può eseguire giochi, browser, eccetera, in circa 2 giorni di lavoro. Ora, sicuramente questa è una fuori classe, cioè non sto dicendo che Rust vi permette di scrivere un driver per una GPU in 2 giorni, però andiamo avanti a leggere un attimo. Dice: tutti i bug di concorrenza spariscono con Rust. Questo è un commento suo, chiaramente opinioni, ma ci tengo a riportarle, sembravano interessanti. La memoria viene liberata quando deve essere liberata. Una volta che uno impara a far sì che Rust lavori con te, quindi a parte quell'effort iniziale, sembra quasi che ti guidi nello scrivere codice corretto anche oltre le promesse di safety, di memory safety del linguaggio, no? Dice, praticamente magia. E poi dice: se avessi scritto questo in C, sicuramente se n'è andata a finire dentro race condition, use after freeze, memory leak e altri tipi di schifezze. In Rust semplicemente qualche bug logico ho avuto e qualche problema di gestione di memoria core, non ho idea adesso dei dettagli. Una volta sistemati questi, il resto del driver semplicemente ha funzionato. Con questo concluso, erano le 3 cose che erano accomunate tutte quante da discorso di prestazioni e sicurezza, nel senso. È molto interessante, secondo me, per concludere, come sono 3 approcci anche molto diversi, nel senso che, per esempio, Rust è un approccio, un'introduzione di linguaggi di questo tipo, anche un po' di eBPF, si potrebbe dire opposto al microkernel, cioè invece di mettere tutto in user space perché ho paura di, non voglio far danni in kernel space, evito di far danni in kernel space limitando quello che può, cioè garantendo che quello che sta dentro il kernel è sicuro. E niente, chiaramente se tutto funzionasse, ci sono anche dei progetti, ho visto, di un po' ricerca così sperimentali in cui
Stanno implementando, mi sembra, non so come chiamarlo, perché non è un microkernel, non è tipo un monolitico, una cosa particolare, scritta in Rust, dove non c'è lo user space, tutto gira privilegiato, perché dicono tanto, se tu scrivi tutto quanto in Rust, in un linguaggio sicuro, sostanzialmente, non c'è modo che fai danni altrove. Quindi è inutile dividere user space, se tutto fosse scritto così, allora sono roba di ricerca molto adesso. Solo appena che intravista, però questo per dire che stanno succedendo un po' di cose, insomma. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione, spero sia stato interessante, non noioso, non sia stato comprensibile, spero di aver capito abbastanza le cose, non sono certo un esperto su tutto questo, quindi ecco, se avete domande o volete chiacchierare di qualcosa, volentieri, se sono in grado di rispondere. Cioè, io sapevo che dal microkernel al monolitico la differenza fondamentale era che il monolitico caricava tutti i driver, invece il microkernel, non so se fosse solo una scelta, ma ad esempio anche MQS, se tu cambi l'hardware non parte più niente, cioè, oppure perdi un driver e lui non parte più, si blocca. Perché non riesci più a far partire niente. Diciamo che è una scelta di configurazione, per esempio i driver di Linux possono essere o compilati dentro il kernel quando compila un kernel e quindi le distribuzioni. Si avviano, sì. Sì, le distribuzioni tipo, non so, Ubuntu, adesso che qui non sono ultra ferreo, ma cioè, credo che compilino un kernel che abbia, insomma, la roba più comune già inclusa in modo che si avvii perlomeno. Poi in realtà tutti i driver possono anche essere compilati modularmente, Sì, cioè beh, senza sapere troppo cosa stavo facendo, io sono riuscito, volevo testare UBIK. Non ho idea adesso di dove l'ho messo. Ah, no, è qua, forse sì. Ho preso a un certo punto per provare UBLK, perché il mio kernel è la versione 6 che ha dove è stato introdotto UBLK, cioè sicuramente integrato, però per esempio Manjaro non mi fornisce, nel mio kernel non è compilato il driver UBLK dentro. Io ho preso i sorgenti praticamente proprio dal tarball dei sorgenti di Linux, mi sono preso i sorgenti del driver che sono questi qua, ci ho fatto qualche magheggio col makefile che non ricordo, l'ho compilato e credo che se io faccio ins mod, l'ho provato, non dovrebbe esplodere niente. Non ho idea, forse. Ah, no, 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 non è. Qual era il comando per puntare dentro i cosi? Vediamo un po', facciamo la ricerca. UBLK, insmod. Sì. No, non mi ricordo. Ero riuscito comunque a caricarlo, cioè questo comunque compilando, lo stesso che era scritto per essere compilato dentro il kernel, embeddato. Mod probe, però no, sono molto incuriosito, convinto sta roba funzionasse, non lo so, non so come mai, o è già in esecuzione, no, non c'è già, non so cosa ho combinato, forse ho aggiornato il sistema, banalmente dovrei ricompilarlo, credo. Non so. Vabbè, adesso sono in live sta cosa, no? Volevo provare, ho curioso di provare UBLK, mi ricordo, e ho fatto sta cosa, quindi in realtà sì, cioè penso sia principalmente una scelta di configurazione, credo che uno potrebbe fare una distro in cui compila tutti i benedetti driver, anche per il modem a 56K dell'anteguerra, e c'è tutto dentro praticamente. È solo, diciamo, la differenza, una scelta architetturale, cioè se il driver vive lavora in kernel mode o in user mode, quindi va a beneficiare un driver di tutto quello che sono i vantaggi di lavorare in user space, quindi isolamento, eccetera. Ottimo.
Quindi cioè adesso ci sono, iniziamo a intravedere praticamente delle novità, cioè, sui canali nuovi, diciamo, un po' di queste novità che ci hai parlato, già sono integrate Sì, praticamente. beh, a YoYuring c'è attualmente, io adesso sono in 6 come ho mostrato prima, cos'è, 6.0 punto qualcosa, 6.0.8, e a YoYuring cioè in realtà è stato introdotto nel 2019 e quindi è un po' di anni che in realtà è presente. Negli ultimi anni, come dicevo, è stato esteso, si possono fare varie syscall. UBLK, quello che ho mostrato prima, è stato introdotto in questa versione, mi sembra, o forse quella appena prima. No, in questa, perché ho dovuto aggiornarmi il kernel a mano, per averlo. E, per quanto riguarda Rust, è previsto, cioè è stato fatto il merge per la merge window della 6.1, quindi nonostante sia fatto il merge quando mi arrivava questo kernel qua, per come viene strutturato lo sviluppo, dovrebbe esserci il primo supporto a 6.1, però anche lì sarà solo un supporto, cioè non si vedranno per ora driver, a parte quello NVMe, ma non credo venga usato di default, quello scritto in Rust è più tipo un esempio, una demo per dire guardate che funziona, si riesce a scrivere il driver anche così, a prestazioni comunque buone, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sì. Ma quindi queste modifiche del kernel non vanno a inficiare, cioè non obbligano chi scrive applicazioni a fare delle modifiche, cioè le applicazioni funzionano come prima e il kernel interpreta praticamente in modo diverso, Allora, diciamo che oppure anche le applicazioni vanno ad essere scritte in modo diverso. le applicazioni chiaramente, cioè queste sono funzionalità esposte dal kernel, per esempio a YoYuring, devono a un certo punto parlare al kernel con quel sistema lì, cioè sfruttare Quindi questa ci sono le cosa. applicazioni con una certa versione di kernel e quelle Allora, che se funzionano più al lato con la pratico no, vecchia nel senso che c'è una cosa sana, chiaramente sarà dire ok, di base, cioè ho già un'implementazione per esempio che non usa questa nuova funzionalità, però se sono un'applicazione, applicazione. cioè se sono un'applicazione critica che ha veramente bisogno di quello perché insomma l'ho sempre avuto eccetera, allora o quello o niente, in caso aggiornami il kernel, ma applicazioni di uso comune no, nel senso che casomai se possono trarre del beneficio da questo, ma hanno sempre funzionato senza, possono verificare in fase di runtime se è presente la funzionalità e eventualmente avere dei codepath diversi che la sfruttano. Per esempio, potrebbe essere che alcune librerie di base del sistema, che magari fanno, insomma, operazioni che vengono usate poi da più programmi, beh, in libc non c'è molto ad alto livello, però non so, OpenSSL per dire, se in qualche modo va a trar beneficio da IOUring, tutti i programmi che usano OpenSSL, cioè indirettamente finiscono per usare IOUring senza aver cambiato nulla, cioè poi ci sono tutto costruito chiaramente a strati, una cosa sopra l'altra, quindi se un mattoncino sotto di me applicazione usa una cosa, alla fine la uso indirettamente anch'io. Sì, E certo. poi alla fine come William che No. l'applicazione deve essere scritta in modo diverso per gestirsi anche il rendering, diciamo, della sua parte. Quindi poi hai le applicazioni che vanno con William, quelle che non vanno, il livello di compatibilità, perché c'è anche l'X-William, mi sembra, per compatibilità, quindi diventa un po' un casino poi. Uno tenta di capire cosa va, Certo. cosa non va, perché non va più Certo. un po' di No, problemi. no, assolutamente. Beh, potenzialmente sì, cioè è un incipit per creare uno scenario di questo tipo. Poi, mia personale opinione, c'è un'applicazione che, cioè in questo ambito qui, quindi prendiamo IOUring nel caso specifico, alla fine le operazioni che faccio con quello sono IO, letture, scritture. È chiaro che lo uso in scenari più particolari dove ho esigenze particolari, più complicate, quindi non basta semplicemente astrarre, leggi e scrivi, ma non è neanche un window manager come Wayland Xorg con API di quel calibro lì, con diciamo, complessità di quel tipo, probabilmente non è troppo complicato
scrivere del codice generico che funziona sia con le API classiche oppure con queste nuove nel caso dovesse servire. Di certo, cioè programmi fondamentali come Firefox o LibreOffice, quelle cose lì non vanno certo a rischiare di toccare queste cose, rendersi incompatibili assolutamente. Hanno tutti ben presente, anche Blender, per esempio, non ricordo i dettagli specifici, ma sono sempre stati, almeno anni fa, erano molto cauti rispetto ad alzare i requisiti della versione di OpenGL, perché appena io ho una scheda grafica un po' troppo vecchia, mi ritrovo che non gira più Blender, perché eccetera. Quindi, Ed è successo. esatto. Quindi insomma, software di quel tipo. È chiaro che c'è, cioè, ambito server, ambito high performance computing, ambito simulazioni o comunque cose particolari, networking, routing, cose così. Cioè, sono costantemente alla ricerca magari delle prestazioni in più, lì allora magari è un po' diverso. Ecco, specifico anche che questo sistema è nuovo, quindi cioè, va ancora ben collaudato. Per esempio, appena introdotto, poco dopo ha già trovato problemi, vulnerabilità in cui si poteva sfruttare in modo non proprio ottimo, e hanno dovuto un attimo oggi fare qualche aggiustamento. Magari tra un anno viene fuori che è un casino, vanno aggiunti dei controlli che alla fine lo fanno performare uguale all'alternativa di prima. Spero di no, però non si sa mai, insomma, è tutto molto in divenire, ecco. Bisogna trovare applicazioni che sfruttano le novità in modo da ottimizzare, Certo. avere, diciamo, i vantaggi visibili, Sì, esatto, diciamo. come accennavo prima di iniziare il talk, beh, no, l'ho detto anche all'inizio del talk, cioè se un utente poi normale mi chiede, ma io navigo, non so, mando mail, scrivo su LibreOffice, cosa cambia a me effettivamente tutto questo di cui hai parlato? La risposta è in realtà non molto così, cioè non direttamente. Appunto è più un discorso di capire a livello di architettura qual è la direzione che si sta un po' prendendo, un po' di curiosità per chi poi piace, magari è un po' affascinato da queste cose, tipo me, insomma, capire come viene strutturato e cose varie. Comunque c'è l'apertura da parte della Linux Foundation ad aprirsi a nuovi linguaggi, a nuovi sistemi, insomma c'è Beh, la un. Linux Foundation, che io sappia, è molto più ampia poi cioè del kernel in sé, che principalmente è gestito, beh, da Linus, che prende poi le decisioni ultime. La Linux Foundation penso si occupi di varie cose un po' legate a open source, comunque modelli di quel tipo lì. C'è predisposizione su Linux, se era forse più la domanda a cose nuove, magari quella è la domanda più interessante che dicevi. Beh, una parte del talk da cui ho preso ispirazione di Corbett, in realtà una grossa parte, parlava delle dinamiche un po' umane all'interno cioè, del team di sviluppo kernel, e diceva di come in realtà stranamente, cioè, non è che abbiamo problemi di carenza di sviluppatori kernel, ce ne sono che ne arrivano di continuo anche. Un po' tutti vorrebbero, insomma, anche probabilmente per dire wow, sono riuscito a lavorare nel kernel, Mettersi in mostra. mettersi al lavoro, lì mano in pasta, chiaramente, certo, per la fame e tutto, insomma, dire Madonna, una patch che sta girando sul tuo telefono Android fatta 5 anni fa, stai eseguendo codice scritto da me, cioè, giustamente. Quindi in realtà attira sviluppatori. Quindi per quello sono anche un po' restii a cambiamenti, cose varie, sempre stati storicamente, perché dicono, cioè soprattutto visto che insomma, di gente non ne manca. Anche Rust, per esempio, cioè, un problema un po' pratico, si può anche dire in C è pericoloso, in C si può fare qualsiasi cosa programmando, se uno non sa veramente perfettamente cosa sta facendo, cosa sta scrivendo, e non ha molta esperienza, è facile che Grazie. si fa danni, e non sono cose, cioè chiaramente ci sono cose immediate che Torvalds o prima ancora il maintainer dell'ambito specifico del kernel vede, dice cosa stai facendo, ti sei dimenticato un null check o cose così, però ci sono cose molto più subdole, cioè nel senso
parlava all'inizio nel talk, per chi volesse poi andare a approfondire, aveva fatto delle statistiche su ogni versione del kernel, nei bug che va a fixare sostanzialmente, quanto indietro originano questi. Cioè stiamo ancora fixando bug nelle ultime versioni originate in versione 2.7, nel senso di memory issues e robe del genere, in magari driver X o cose varie. È chiaro che cioè, Rust è interessante perché dice ok, ti do un ambiente sicuro, complicato ma sicuro, quindi se ti stai approcciando a sta cosa e non hai tutta questa esperienza, eccetera, puoi muoverti in modo più tranquillo e quindi chiaramente si presume che alleggerisca anche il lavoro di maintainer e cose. Il fatto che diciamo ce n'è relativamente bisogno, quindi vabbè, poi in realtà c'è stato, se non sbaglio, non è che seguo troppo qualche anno fa Torvalds che è un attimo schizzato ed è andato, si è preso un po' una pausa dallo sviluppo kernel. E da quel momento, se non ho capito, ha cambiato un po' le dinamiche di come gestisce, quindi magari ha iniziato ad aprirsi un po' di più. Lui parlava in realtà principalmente di cioè di una necessità nel kernel, diceva di tooling, cioè più che altro di nuovi strumenti per fare analisi del codice, per capire cosa sta succedendo, cose così. Quelli sono sicuramente sempre ben accettati, cioè chiaramente anche il C non è che viene scritto così da solo, hanno static checker e altre cose. Rust in questo senso è una specie di tool nuovo, ecco, non è troppo contento che uno deve imparare, tutti i maintainer devono impararsi un nuovo linguaggio che non è per niente semplice, perché per accettare una patch scritta in Rust bisognerà conoscere questo linguaggio. Però insomma, sì, la domanda iniziale era sì, esatto, cioè tutto quanto in teoria poi lo stanno approcciando in modo molto cauto, pragmatico, nel vedere se effettivamente funziona, se causa problemi, se ne risolve, se non fa niente ed è solo una roba che ci portiamo dietro così, che poi muore, non si sa ancora effettivamente. Quindi ecco. Benissimo, Ottimo. io ti ringrazio. Grazie.